Amici di motorsport.com, ciao a tutti, siamo a un altro bellissimo incontro di video intervista, ne sono orgoglioso perché sono riuscito a tirare fuori dal silenzio un caro amico Stefano Modena, ciao, intanto grazie Ciao, di aver ciao Franco. accettato questa opportunità, È un per piacere. me è un piacere riprendere un po' una storia di un pilota che non ha avuto l'opportunità di diventare campione in Formula 1, ha vinto in Formula 3 la Coppa d'Europa, ha vinto la Formula 3000 e ha avuto una bella carriera in Formula 1 parametrandolo al tipo di macchine che ha avuto a disposizione. Allora, Grazie. come raccontiamo il tuo racconto, Stefano? Sei Stefano Modena, nato a Modena, Sì. cresciuto a San Prospero, quindi a 20 km da Modena, sì. sì, attaccato. Kartista che si mette subito in bellissima mostra, vinci e quindi ti meriti il passaggio alle automobili. In Formula 3 cominci molto bene, incroci un certo personaggio che si chiama Gabriele Seresina e poi chiuderemo il cerchio automobilistico perché tornerà clamorosamente nella tua vita per gli ultimi anni di attività. Certo, In assolutamente. mezzo questa carriera, come l'hai vissuta? Per Stefano Modena, le corse cosa sono state? Beh, intanto mi sono state attaccate, o diciamo comunque mi sono state passate da mio papà. Mio padre era un grande appassionato di corse, un grande appassionato di motori, di tecnica dei motori. Ho cominciato nel kart perché era lui che correva, che aveva una passione pazzesca, era un ottimo tecnico. Io lo paragono sempre a un grande ingegnere perché era capace veramente, studiava ed era veramente quello che invece non ho fatto io, nel senso anche tecnico. Lui invece si impegnava tantissimo, era la sua vita e quindi lui è stata la persona che mi ha veramente trasmesso tantissimo. Quindi alcune delle prime vittorie magari erano più merito suo che del tuo talento? Ma dunque, allora a me divertiva molto. La sfida nei kart, soprattutto la sfida con me stesso, la sfida di crescere, quindi era probabilmente qualsiasi. Ero uno competitivo, quindi ancora oggi mia moglie si lamenta sempre del fatto che anche quando gioco a carte sono troppo competitivo, no? Quindi voglio sempre vincere, mi arrabbio se non vinco, no? Quindi questo probabilmente ce l'avevo già dentro da piccolino. Lui mi ha trasmesso questa passione e sicuramente le vittorie che ho ottenuto nei primi anni di kart erano frutto soprattutto della sua passione e della sua intelligenza tecnica nel mettermi a punto i kart che io utilizzavo, soprattutto all'inizio, senza ombra di dubbio. Era uno che stando ai box o insomma vicino alla pista da fuori, quando mi fermavo, mi diceva: "Guarda, Stefano, là non fai sbagli, quella dall'altra parte fai bene, ma puoi migliorare." Era uno che aveva veramente una visione diciamo così, della tecnica, del comportamento in pista straordinaria. Quindi, e ti dico questo, sai perché? Perché poi negli anni in cui io sono cresciuto e sono andato a correre in macchina, lui ha continuato a seguire i kart. E siccome poi ci sentivamo tutti i giorni, no, io ogni tanto gli chiedevo: "Allora come va? Dai, raccontami qui nei cars." No, "Ah sì, sono andato a vedere questa gara e ti dico che ho visto un ragazzino che va veramente forte." Dico: "E come si chiama?" "Allora, uno per esempio si chiama Hamilton, l'altro si chiama Vettel." Me li elencava tutti e sono tutti piloti che sono arrivati in Formula 1 e hanno avuto successo. Quindi trovo che lui avesse veramente questa capacità di vedere le cose che magari quando io guidavo, quando insomma correvo anche, non ero capace di vedere. Poi chiaramente piano piano con il suo supporto sono cresciuto, col supporto anche delle squadre per le quali ho corso, Certo. sono cresciuto e lui era una persona che quando veniva a vedere le gare anche di Formula 3 non stava mai in box, andava in giro per la pista, si divertiva, poi tornava da me e mi diceva: "Guarda, sono andato a vedere in quella curva, guarda, sai che gli altri, oppure qua, oppure la marcia, sento questo, sento quell'altro."
è una persona molto appassionata e mi ha aiutato tantissimo, devo dire, è stato uno fondamentale nella mia vita, senza di lui non avrei raggiunto quello che ho raggiunto. Quindi questo è come nasce, come nasco, come sono cresciuto, diciamo. E poi arriva la Formula 3 italiana. Poi arriva la Formula 3 italiana, prima ho fatto alcune gare in Formula Panda. Panda. Sì, a Monza con Brambilla, con Tino Brambilla, anche lui una persona fondamentale, molto, molto duro, molto difficile trattare con Tino Brambilla, nel senso che non era uno che stava lì a spiegare le cose, cioè o le capivi la prima volta o altrimenti diventava viola, quindi, sì, quindi dovevi capire, no? Però una persona molto importante, cioè che anche lui mi ha dato i supporti necessari per poter entrare così e capire che cos'erano delle macchine, perché mi ricordo la prima volta che provai una Formula 3, scesi dalla macchina e dissi, io dico, boh, non so neanche dove sono, cioè che cos'è, non so, non mi rendevo conto di cosa fosse. Invece con lui ho fatto solo 4-5 gare con lui in Formula Panda e lì capii molto. Fu un passaggio, no? Cioè, in Inghilterra avevano la Formula Ford, sì. Se ti ricordi, 1600, poi 2000, poi c'era la Formula 3, no? Ed è un passaggio, secondo me, che è molto importante per i piloti che vengono dal go-kart, fare questo, cioè non saltare subito in Formula 3, perché sostanzialmente sono anche il rapporto peso-potenza è molto diverso, no? Quindi il go-kart si domina col corpo, così la macchina è già un po' difficile, cioè già molto più pesante, molto meno potente, quindi era più complicato. E lì mi ha aiutato, Tino è stato molto in gamba, la Formula Panda è stato un modo per entrare anche nelle corse, avere uno spazio completamente diverso intorno a te, no? Non era più quattro gomme che le toccavi con le mani, ma era una cosa più grande, quindi molto utile e secondo me. Tino Brambilla, fratello di Vittorio, sì. Il gruppo dei matti di Monza, perché matti di Monza, mi ricordo una gara a Monza con la Formula Panda, ci fu uno di un altro team che si scagliò contro di me perché non mi ricordo, era successo, ci eravamo toccati con il fratello di questo qua. Non ti dico che cosa è successo dopo, cazzotti che volavano, martellate, no, un dramma. Ed erano così, all'epoca erano così, cioè scendevano dalla macchina, si mettevano il casco, si allacciavano il cinturino del casco in mano e partivano con le cascate in giro. Io onestamente non ero abituato, cioè un po' l'avevo vissuto questo periodo anche in kart, quando andavo magari in ambienti però insomma non mi aspettavo questo. Ecco, dal tuo racconto che hai fatto fino adesso emerge che sembri un pilota costruito, invece in realtà tutti ti abbiamo percepito per un pilota di grande talento, perché a memoria, correggimi se sbaglio, ma tu dovresti essere stato il primo che in Formula 1 ha fatto la variante bassa in quinta e il signor Senna disse chapeau. Non me lo ricordo queste cose, onestamente, cioè sono cose che Ayrton mi conosceva già dai kart e già nei kart abbiamo avuto le nostre, diciamo così, situazioni difficili. Io non ero uno che mollava facilmente, lui neanche, quindi insomma in kart abbiamo avuto più di uno scontro complicato. Difficile anche delle volte da gestire, però era la Ayrton kartista. Allora è stato un ragazzo che ha un po' sdoganato un po' un modo diverso di guidare il kart, sicuramente alcuni hanno cercato di seguirlo e si sono chiaramente andati nel fosso, perché non è facile, non avevano quel talento. Altri che erano, diciamo così, non voglio dire costruiti, ma avevano il loro modo di correre. Io, per esempio, Terry Fullerton, che ne so, Arp Schurman, cioè tutta gente che no, era cresciuta, ha continuato e ha continuato ad essere competitiva, perché sono poi persone che hanno anche battuto Ayrton, cioè
cioè, nel kart succedeva, cioè, non era, era però uno che veniva dal Brasile, che uno quando l'abbiamo visto arrivare, io no, in particolare, però mi ricordo i commenti della gente, vabbè, questo è il solito brasiliano che arriva, adesso piano piano farà una garetta e poi sparisce, invece ci ha, diciamo così, aperto delle nuove strade. E, però io poi ho avuto un buon rapporto con lui, nel senso che poi quando lui è andato a correre in macchina, io ho cominciato a correre per la DAP, che era la squadra con la quale lui aveva fatto un paio di campionati del mondo, e poi in svariate occasioni, quando io mi ruppi la gamba per un incidente, lui venne a provare al mio posto per lo sviluppo dei telai, e quindi ci incontrammo, insomma, facevamo un po', cioè eravamo comunque diventati abbastanza conoscenti, insomma ci conoscevamo, lui correva già in Inghilterra in Formula Ford, mi ricordo, e quindi devo dire che insomma sì, insomma è stato un ragazzo, è stata un'esperienza con lui sia di battaglie in pista che anche comunque di colleghi, di compagni di squadra, se vuoi, insomma per un certo modo, quindi mi sono dimenticato qual era la domanda. No, se era vera la storia di fare la variante bassa a Imola, no, con una fatto. Marcia. A parte che non mi ricordo neanche qual era la variante bassa, onestamente, di Imola. Scusami, ma ciao, ho rimosso, sono anch'io 57enne, quindi ho rimosso molto di quello, ma non mi ricordo, onestamente, non mi ricordo neanche le gare, forse qualcuna ve la ricordo, altre un po' meno. Ecco, Formula 3, vinci la Coppa Europa, ti meriti il salto in Formula 3000 come giusto che fosse, approdi alla Onyx con gli inglesi e cambia il mondo, no? Perché ma hai in realtà, un contatto sì, con in realtà, quella che è l'internazionalità. Esatto, in realtà, allora io ero già molto internazionale perché coi kart viaggiavo tantissimo, certo. Quindi già molti mi conoscevano, forse non a livello di Formula 3 o Formula 3000, però già molti, cioè avevo già avuto esperienze di corse all'estero, di gare all'estero, ho vinto io i miei campionati europei di kart, li ho vinti tutti in Francia, in Germania, i campionati europei a squadre, insomma, quindi ero già abituato ad avere questo rapporto, già parlavo un po' le lingue, il francese lo parlavo già abbastanza bene, l'inglese comunque cercavo di aiutarmi. In realtà lì proprio il passo alla Formula 3000 non è stato così, diciamo così, immediato, nel senso che all'epoca c'era questo brand, la Marlboro, che aveva il suo vivaio, no? E quindi mi ricordo che io avevo una sponsorizzazione Marlboro quando correvo in Formula 3, e alla fine dell'anno ci invitarono a fare una prova generale a Le Castellet. C'ero io, c'era Larini, italiani, c'era francesi, mi ricordo c'era forse, adesso mi sfugge il nome, però c'era forse una decina di piloti, qualcosa del genere. E ci fecero provare questa Formula 3000 di due squadre, la Oreca, si chiamava, quella Oreca, francese, sì, Oreca. Sì. E l'altro era Onyx, quella poi con la quale andai a correre. Sì. E lì ci diedero la possibilità di provare tutte e due le macchine. Io penso di essermi guadagnato il posto lì, perché giusto brevemente te lo voglio spiegare, perché è divertente anche la storia, cioè queste due macchine, ovviamente quella della Onyx curatissima, perfetta su tutti i punti di vista, quella della Oreca, ma forse dice no, aspetta che non mi avvicino perché questa è, cioè, un po' trasandata, no? La macchina un po' trasandata, quindi mi ricordo che un giorno ci avevano dato la possibilità di fare questi 25 giri con la Onyx, e l'altro giorno con un gruppo di piloti, quindi immagina 10 piloti, 5 separati. A me capitò di fare il primo giorno con la Onyx, e quindi avevamo un treno diplomatici usato, un treno diplomatici nuovo, quindi io, siccome avevo capito che più o meno le macchine, insomma quella da Onyx più o meno era fare il primo giorno,
Sì, ma poi non era neanche in tempo, ma comunque sì, insomma, comunque bisognava comunque far vedere che bisognava andare forte, non è che si poteva andare via a passeggio, quindi mi ricordo che sfruttai anche le gomme nuove lì. Ed era la prima volta che guidavo una Formula 3000, non l'avevo mai guidata, quindi andai più o meno, non mi ricordo, forse non ero stato sicuramente il più veloce era stato Dalma, che era un pilota francese. Yannick, che è di Tolosa, lì vicino, Tolone, lì vicino, quindi il giorno successivo invece mi toccò questa Oreca, quindi vado fuori il primo giro, durante la sera siamo usciti poi tutti insieme, non tutti insieme, però in gruppetti, quindi casualmente io sono uscito con alcuni che avevano provato la macchina Oreca, no? E mi dissero, tu non hai idea, cioè, è veramente una cosa inguidabile. Mi ricordo Nicola Fini mi disse, è una cosa inguidabile. Vabbè. Dico, comunque tanto, 25 giri me le faccio, cioè, mi diverto, no? Vedere. Certo. Insomma, ti dico, sono uscito dai box alle Castellet, ho fatto la prima curva a destra, la seconda curva a destra, il rettilineo di, non mi ricordo, il mister rettilineo per andare verso sinistra, e lascio il volante, la macchina va fuori strada, cioè la riprendo, no? Cioè, sentivo che questa macchina era veramente strana. Mi ricordo, feci un giro, mi fermai e dissi: ma siamo tutti a posto? È tutto, sì, tutto a posto, tutto a posto. Dico: vabbè, allora esco, faccio un altro giro, magari che ne so, la gomma è fredda, so, qualsiasi cosa. Quindi faccio i primi 3-4 giri, ma non di più. E poi questa macchina andava veramente male, mi fermo e dico: no, cioè, guardate, scusatemi, posso fare quello che voglio? Mi date la possibilità di fare quello che voglio? No, ho detto: sì, fai pure. Quindi disse: allora, guarda, cambiami questo pull rod, cambiami quest'altro, mettimi questa cosa, mettimi quell'altra, vado fuori, altri 5 giri, già andava molto meglio. Poi mi fermo, lo dico: guarda, allora fai ancora questa cosa, fai quell'altra, fai quest'altra. E lì c'era questo signore, si chiamava Deschanac. Il grande boss dell'Orecan. Esatto, no? E lui mi diceva: ma perché vuoi fare questo? Ma perché vuoi fare questo? Io ho detto: guarda, senti, tu mi hai dato la possibilità di fare quello che volevo, ma se non ti dispiace, poi magari dopo le prove ci mettiamo seduti e vediamo. Ed effettivamente, alla fine, dei miei ultimi 5 giri, quando montai poi le gomme già usate, ma in migliori condizioni, andai molto forte e mi ricordo che forse se non era stato il secondo miglior tempo, anche rispetto, diciamo, anche rispetto a quelli che avevano guidato l'Onix, forse adesso non me lo ricordo nel dettaglio, però migliorai tantissimo e andai molto più forte di quelli che l'avevano provata precedentemente. E lì successe che Mike Earl a quel punto allunga lo sguardo e dice: questo sta a mettere a posto la macchina. no, dopo le prove. Questo Deschanac e Michael mi hanno chiuso dentro una macchina, ma veramente faceva freddo, quindi non è che mi hanno chiuso, ma hanno detto: ok, puoi venire un attimo in macchina che abbiamo bisogno di spiegarti. E lì Deschanac e Michael hanno cominciato a chiedermi: ma perché hai fatto questa cosa? Ma perché hai fatto quell'altra? Ma perché hai fatto quest'altra? E io, voglio dire, tanto non mi costava niente, non è che. Però era un'esperienza che avevo dal kart e quindi anche dalla Formula 3, che mi ero portato poi dietro la Formula 3, sempre perché mio padre era uno che Famoso bagaglio di papà. quando gli spiegavo le cose ragionava e diceva: ok, forse guarda, facciamo questa prova, provala, ah sì, ha funzionato, ecco così. Insomma, niente, gli spiegai queste cose e così. E mi ricordo che Michael mi disse. Poi successivamente, quando cominciai a correre per lui, mi disse che lui, quando andò via da lì, disse a quelli della Marlboro: io voglio quel ragazzo, cioè voglio prendere quel ragazzo, no? E quelli della Marlboro gli hanno detto: ma no, no, ma dai, Mike, cioè, guarda che ci sono piloti che vanno molto più veloci di lui, sono molto più in gamba. Lui mi ha detto: no, 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 no. Quindi ancora lì tutto in sospeso. Partiamo per andare a Macao, Formula 3, gara di Formula 3 con Gabriele Seresina. Arriviamo a Macao e faccio la pole position. Prima volta a Macao, pole position. E lì mi sono guadagnato il posto. Cioè, poi ho fatto una cappella, sono partito in anticipo, ho
fatto delle stupidaggini da ragazzino, ma lì poi sono tornato e mi hanno chiamato subito, mi hanno detto vieni in Inghilterra, sono andato alla Onyx e lì abbiamo firmato il contratto. Ecco, firmi il contratto, passa un anno, vinci il campionato, sì, e debutti all'ultima gara del mondiale dello stesso anno con la Brabham. Quindi sì, è un ulteriore, cioè praticamente in un anno hai fatto due salti. Sì, beh, intanto lì intanto sono andato a vivere in Inghilterra ed è stato difficile ambientarsi, vivere lì. Mi ricordo che in quel periodo insieme a me in Inghilterra c'era un ragazzo che io ritengo veramente molto bravo, bravo pilota anche, si chiamava Massimo Monti. Sì, altro che, qui di Bologna. Esatto, veramente molto bravo anche lui, veramente veloce, bravo, capace, competente. Ha vinto recentemente ancora delle gare in Carrera Cup Italia, quindi Massimo, sì, fra l'altro, va molto molto forte sulle piste veloci dove ci sono i curvoni. Vedi, quindi insomma, e che era andato a correre per questo team inglese in Formula 3 dove c'era Damon Hill, suo compagno di squadra. Mi ricordo ci incontriamo a Brands'Hatch, io vado a vedere una gara di Formula 3 a Brands'Hatch, lo incontro, stiamo lì a parlare e lui mi ha detto domani vado a casa. Ho detto vabbè, mi fa piacere, insomma, vai un po' di tempo a Bologna. No, dice vado a casa. Dico, cioè, scusa, spiegami cosa vuoi dire? Dice torno a casa, non ci voglio più stare qui, sono depresso, sto male, il team non mi dà retta solo a Damon Hill, e cioè mi trovo malissimo. Quindi giusto per farti un esempio, per dirti quanto era difficile vivere in Inghilterra per noi italiani, no? Per noi italiani, probabilmente pure per Nelson Piquet che era brasiliano era difficile, pure per Ayrton era difficile vivere in Inghilterra, cioè non era un ambiente facile, soprattutto non era un ambiente facile probabilmente con un compagno di squadra inglese. Io invece alla Onyx fui fortunato perché avevo un ragazzo francese, Jean-Pierre Raffanel, e quindi lì proprio concentrazione massima nei primi due mesi, tre mesi dovevo portare il team dalla mia parte, quindi strategie da pazzo, cioè cose allucinanti ho fatto veramente, ma lo dovevo raccontane una di strategia da pazzo. Mia moglie si lamenta sempre del fatto che non salutavo Pierre-Henri Raffanel neanche al mattino e neanche la sera, non gli passavo nessuna informazione tecnica, non gli davo nulla, veramente una merda. Sì, veramente una merda. Era l'unico modo per sopravvivere e per vincere. Altrimenti sarebbe finita lì, cioè non avrei mai avuto la possibilità di fare un secondo anno. E ma essere così carogna, perché Pierre-Henri Raffanel non era poi sto fenomeno, quindi ti sei trovato anche un compagno abbordabile, eppure l'hai voluto disintegrare lo stesso. Sai, all'epoca c'era sempre questo modo di pensare che chi aveva fatto bene l'anno prima, vedi Raffanel, no, in Formula 3000, quindi conosceva già le piste, conosceva già tutto un po' il sistema, era diciamo il cavallo su cui puntare. Quindi io già partivo, no, un po' appiedato, cioè no appiedato, ma azzoppato, nel senso che siccome puntavano su di lui, io ero quello che doveva imparare per poi. A me questa cosa non mi è mai andata bene. La teoria del famoso secondo anno, che non sì, si poteva. A me non mi è mai andata bene questa cosa, cioè non l'ho mai accettata, ma dal go-kart non l'ho mai accettata. Cioè, se sono lì per correre e per vincere, non per fare esperienza. L'esperienza me la faccio anche sbagliando, in effetti ho sbagliato tante volte, per quello che sono stato fortunato in quell'anno lì, in tutti i sensi, ad avere per esempio una squadra, Michael, che a un certo punto ha capito il potenziale che avevo e che mi ha seguito sia tecnicamente che anche strategicamente. Io mi ricordo che, giusto per farti un esempio, avevo una macchina talmente sbilanciata rispetto a tutti gli altri che quando facevano l'assetto mio a Raffanel
andavo un secondo peggio, non riuscivo a guidarla, ero l'unico che poteva guidarla in quel modo, quindi sono stato fortunato. Cioè, mi dimmi la pazzia che non mi hai ancora raccontato, una delle tante. Beh, no, già il fatto di non salutare neanche nel mattino della sera Piero Mirafanelli era già una cosa che, insomma, era veramente da stronzo, ma in quel periodo lo ero. E, no, beh, pazzie intendevo dire quello, cioè pazzie poi, gare nelle gare ho fatto tanti errori, perché chiaramente io ho vinto per un punto su Sala, quindi insomma è stato veramente l'ultima gara, quindi sono stato, te l'ho detto, sono stato anche molto fortunato, però avevo veramente, non parlavo con nessuno, ero uno stronzo, ero molto, tutti quanti anche nel paddock mi giudicavano uno stronzo, perché non parlavo con nessuno, stavo nel mio box, stavo con i miei meccanici, non avevo rapporti con gli altri piloti, ma era l'unico modo per poter arrivare. Ma secondo me in quel momento sì, poi sicuramente a posteriori magari è stato un errore, però in quel momento non c'erano nella mia testa non c'erano alternative, non c'erano altre strade da poter seguire. E perché ti ha cercato Bernie Eccleston per correre in Australia? Allora, Bernie Eccleston, secondo me è successo questo, guarda, a Vallelunga, nella gara che vinsi in Formula 3000, non mi ricordo se è stato il sabato forse o venerdì, comunque i commissari mi chiamarono direzione gara. No? Perché non mi ricordo che onestamente non mi ricordo che cosa avessi fatto, ma avevo fatto evidentemente una cazzata, cioè se no non mi avrebbero chiamato. E in questa sala, in questa stanza dove c'era il direttore di corsa di Vallelunga, poi c'era il direttore corsa internazionale della Formula 3000, c'erano gli steward, c'era anche questo ometto che io non avevo mai visto, ometto, cioè non in modo dispettivo, cioè c'era una persona, no? Una persona che poi era Herbie Blash, no? Sì. Poi c'ero io, poi c'era il mio direttore sportivo, andiamo lì, questi qua, no, perché tu Stefano, e io dissi, no, guardate, vabbè, voi dite questo, io vi dimostro che è il contrario, no? E mi misi a discutere in inglese con questi qua, no? E questo qua, vedevo che continuava ad avvicinarsi, no? Stava lì a avvicinarsi, Poi alla fine mi ricordo che mi disse alcune cose, mi chiese alcune cose, no, ma così volanti, poi si mise a parlare col mio direttore sportivo, io intanto poi me ne sono andato. E quando poi mi chiamarono per andare a fare questa gara in Australia con la Brabham, io ho ricollegato questa cosa a quell'episodio. Cioè Herbie era uno degli uomini di Bernie, anzi l'uomo di fiducia di Bernie, sì, nel team Brabham. Sì, e lui era venuto, secondo me, a Vallelunga per rendersi conto, come talent scout, si dice così, cioè per vedere chi c'era potenzialmente sul mercato. Lui era molto sveglio nel vedere i giovani, quindi era molto sveglio, era anche un inglese, era voglio dire, il braccio destro di Bernie Ecclestone, senza ombra di dubbio. Quindi secondo me il fatto che poi vinsi la gara, il fatto che lui seguì tutta questa diatriba che ci fu dentro con i commissari e chiaramente riuscì a non pagare la multa, riuscì a non avere nessuna penalizzazione, quindi me l'ero cavata, cioè ero uscito da lì vincitore anche lì, forse, non lo so, forse gli ha suggerito qualcosa che poi nel tempo si ricordarono di me e mi invitarono a fare questa gara. Ma il debutto in Formula 1 è il coronamento di un sogno? Come ci si arriva? Oppure è l'inizio, è un trampolino di un qualcosa che comincia? Come l'hai vissuto tu? E hai smesso di fare lo stronzo o hai continuato? Beh, lì devo dire che qualche cazzottone, qualche schiaffone in faccia l'ho beccato, cioè anche perché lì finalmente sono arrivate, diciamo così,
come posso dire, lì le strategie che avevo utilizzato fino a quel momento non funzionavano. C'era gente più sgamata di te in quelle, mettiamola così. Ma non solo, non solo, e questo sicuramente era così, non perché quelli della Formula 3000 fossero poco sgamati, nel senso, sia piloti come manager, perché anche loro, cioè, sono poi persone che hanno fatto, ma semplicemente è che lì non c'erano le macchine tutte uguali, e quindi se capitavi su una macchina che era un bidone, la tua strategia non funzionava. Non poteva funzionare. 56 col motore BMW 1500 turbo, una forza delle macchine difficili da guidare anche. Bah, guarda, io sono sceso dalla Formula 3000 che aveva, mi sembra, forse non mi ricordo bene, ma forse 400 cavalli, boh, forse 400 qualcosa, adesso non mi ricordo onestamente, non ho neanche voluto sapere, non neanche mi interessavo dei cavalli. Però sono salito su questa macchina, mi ricordo le prove del venerdì di Adelaide con 950 cavalli, feci i primi due giri, dissi: signori, scendo e torno a casa. E lì ci fu questa cosa molto carina, perché veramente non era inguidabile quella macchina, era inguidabile. A parte che avevo un sedile di Riccardo Patrese, i pedali erano troppo distanti, non mi trovavo bene, ma comunque era veramente inguidabile. Non riuscivo a fare... mi rendevo conto di essere imbarazzante, mi rendevo conto che c'era questa macchina che mi portava in giro, non io guidavo, ma lei mi portava in giro, no? E quindi ci fu questa cosa molto carina, perché mi fermai ai box e c'era Sergio Rinland, che era il mio ingegnere, c'erano i ragazzi, Nigel, i meccanici con i quali avevo già avuto, cioè, già ero arrivato, ma ero andato a bere le birre con loro, perché ero abituato a vivere in Inghilterra, quindi ero abituato anche ad uscire con i meccanici, andarci a bere la birra, cioè fare team, no? Cioè, quindi fare squadra. Quindi mi ricordo che uscii con loro così, e quindi stavano tutti lì a sentire, no? Cos'è che non va, no? E poi è arrivato lui, Eccleston Berno, è arrivato, è venuto vicino al casco così, mi ha detto: qual è il problema? Il problema è che c'è talmente tanta potenza che non riesco neanche a accelerare, cioè rischio di perdere la macchina tra una curva e l'altra, vado a fare un disastro. E lui disse: ok, Sergio Rinland, abbassa il turbo charger a 2,5. Quindi c'era una manettina, hanno fatto trick, 2,5. Sono uscito, ho guadagnato 5 secondi al primo giro. 5. Finalmente guidavo la macchina. Finalmente la sentivo, no? Avevo ridotto la potenza di tanto, non so di quanto, ma comunque di tanto. Finalmente la sentivo, finalmente veramente avevo la sensazione di fare qualcosa. Scusami un attimo. E quindi... Capitò lì? Capitò che da lì in poi cominciai ad avere questa sensazione di poter guidare la macchina, di avere la macchina più nelle mie mani, e quindi anche, diciamo così, cominciare a lavorare un pochino sulla macchina. Poi il secondo giorno mi cambiarono il sedile, mi fecero un sedile ad hoc, quindi facemmo tante piccole modifiche, e mi ricordo che feci il 15° tempo. Andavo molto bene, e il mattino del warm up feci il terzo tempo. E io infatti lì stavo arrivando, come un debuttante potesse arrivare con quella che era considerata una macchinaccia a essere poi terzo prima della gara. È molto semplice, guarda, te lo spiego, è veramente una cosa semplicissima. Il fatto che loro avessero messo più benzina sulla macchina, quindi il pieno, giusto per provare, per dire: oh, guarda, provala, perché nella prima metà della gara avrai questo peso sulla macchina, quindi renditi conto. Già lì, cosa è successo? È successo che mi avevano dato la possibilità di guidare ancora meglio la macchina, perché il peso aveva ridotto il rapporto di peso-potenza con la macchina, quindi io ero veramente riuscivo a guidarla molto meglio. Mi misero un set di pneumatici nuovo, perché gli altri erano finiti da rodare prima della gara, e feci il terzo tempo, e lì mi ricordo che Ron Dennis, che mi
che mi chiamò nel suo diciamo hospitality sì, perché ero un pilota Marlboro sempre, perché lui era coinvolto con la Marlboro e così. E lui mi disse: sì, vabbè, hai fatto il tetto tempo perché eri vuoto di benzina. Io ho detto: no, no. E c'era James Hunt con me in quel periodo, perché James Hunt era il mio tutor, era quello che mi dava supporto, no? E James disse: no, 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 c'aveva il pieno di benzina. Erano un po' tutti sì, rimasti un po' così stupiti, ma anche in gara, fino a quando non mi fermai, perché ero esausto veramente fisicamente. Con questa macchina aveva un acceleratore che era incredibile, aveva intanto due step, quindi il primo step era duro, il secondo era un muro, quindi dovevi una fatica, avevo la gamba destra che era distrutta, proprio dei crampi pazzeschi, non riuscivo più a guidare. Però fino a quel momento ero riuscito a risalire molto, ero arrivato dietro a Fabi, mi ricordo che c'era Fabi che correva con la Benetton, sì, poi non mi ricordo quale fosse la posizione, ma ero forse settimo, ottavo, qualcosa del genere, quindi andavo bene, ma mi trovavo bene, trovavo questa posizione buona. Ma cosa ti ha detto quando ti sei fermato e ti sei ritirato per problemi di natura fisica? Gliel'ho detto. Guarda, dico, non ce la faccio più a guidare, cioè sono stremato. E lui mi ha detto: vabbè, dice, cosa diciamo ai giornalisti? Dite la verità, dite che sono stremato, che non ce la faccio più. Ma no, dice, ma no, così ti, cioè, dico, guarda, non c'è niente di male, cioè, stai tranquillo, non dire che la macchina si è rotta, perché non è vero, non è la verità. Di che sono finito, sono exhausted, gli ho detto. Loro rimasero un attimo tutti così, ma no, cioè, però quello insomma era. Io ecco, vedi, trovo anche queste cose, no? Trovare sempre le scuse per quello che succede o per quello che può essere successo, veramente non ha proprio senso. Quando uno sbaglia, quando uno è esausto, e, cioè, lo dica, no? Che male c'è? Cioè, non è che ho ammazzato qualcuno. Questo era un messaggio, perché mi dovevo sicuramente preparare meglio fisicamente. Ma non certo cosa che poi hai fatto addossare. Sì, che però poi chiaramente non potevo addossare la colpa a quelli della Brabham. E io mi ricordo che Bernie arrivò quando mi fermai e decisi proprio che non ce la facevo più, misero la macchina al garage e lui disse: ok, dai, tiriamo fuori le birre, ragazzi, fuori le birre. E mi ricordo che non so da dove arrivavano fuori delle casse di birre e c'era ancora la gara in corso, cioè dico. E io dicevo: questi sono matti, cioè, le birre, cioè c'è ancora una macchina che va. E mi dispiace per questo, perché era Andrea De Cesaris, che tra l'altro era una persona squisita, l'ho trovata sempre un ragazzo molto bravo ragazzo, veramente. Mi dispiace, perché però anche Andrea avrebbe finito, la Brabham avrebbe chiuso, quindi insomma non c'era più storia e niente, festeggiarono così. Gira l'anno, andiamo nel 1988 e sali su una macchina che io non ho capito perché ci sei andato all'Eurobrum. Cioè, eri un po' l'emergente, quello con. Tutti guardavano Stefano Modena e va a correre con questa squadra che debutta con un pilota, anzi, con un team manager un po' strano, che correva, era pilota, correva nel mondiale Endurance con la Porsche. Com'è nata quella scelta? Anche perché tu passavi per essere il cocco di Bernie Eccleston e non si è mai capito perché. Ma non lo ero, cioè non ero, cioè io non mi sono mai sentito il cocco di Bernie Eccleston. Io penso che lui abbia semplicemente visto in me un potenziale pilota bravo, poi neanche estremamente, diciamo così, neanche il più veloce del lotto, perché sono sicuro e certo che nel gruppo dei piloti di Formula 1 c'erano piloti che andavano più veloci di me, quello sicuro. Non ero io certo il più veloce sulla piazza in quegli anni. E quindi penso che lui più veloci di te, visto che ne hai parlato tu, perché di solito i piloti raccontano: io non ho mai avuto l'opportunità, ma se l'avessi avuta sarei diventato campione del mondo. Tu invece dici: nella gerarchia c'era chi era meglio di me.
Sì, for senza example? Dubbio. Vabbè, è scontato che quelli che erano lì in quel periodo, a cominciare da Prost, Senna, Mansell, Piquet, poi chi c'era ancora, forse anche, penso anche Riccardo fosse, Patrese fosse veramente un pilota molto veloce, magari, magari sfortunato, magari, però sicuramente veloce. Poi Gerhard Berger non l'ho mai capito bene, se fosse uno di quelli che lancia il cappello, boom, la gara la fa, una gara della Madonna come fece in Messico e vinse con la Benetton, e poi, però sicuramente andava veloce, era veloce, e poi non mi sono mai confrontato direttamente, non ho mai avuto la percezione, diciamo così, di come, di quanto potessero essere veloci i piloti italiani, però per esempio Ivan Capelli l'avevo conosciuto nei kart, noi correvamo insieme, e magari forse io e lui eravamo più o meno sulla stessa linea, non so, gli altri però non avevo mai avuto occasione di confrontarmi direttamente, o comunque avevamo sempre delle macchine talmente dei catorci che era difficile. Ti ho portato lontano, Eurobrew. No, però voglio finire questo discorso perché sì, è importante, perché vedi, quello che secondo me dicono alcuni piloti, no? Non ho mai avuto la possibilità di avere delle macchine competitive, in realtà secondo me va visto sotto un altro aspetto, cioè in realtà è, non ho mai avuto la possibilità di correre dove ci sono degli ingegneri e delle persone non solo competitive ma anche capaci, perché non è solo la macchina, cioè è anche chi la fa la macchina, no? Cioè, non so, io mi ricordo di aver parlato con vari ingegneri, no? E una delle prime volte che parlai con Gordon Murray, io rimasi sconvolto, cioè rimasi senza parole, cioè dicevo, no, cavolo, ma con chi ho a che fare, no? Uno che aveva veramente un cervello che lavorava in un modo diverso e che quando ti parlava e ti diceva e commentava magari quello che dicevi tu, tu dicevi, ma forse ho detto una cazzata, forse ho detto, ed è un po', vedi, è un po', per esempio, è un po' quello che succede, cioè se tu stai con lo zoppo impari a zoppicare, no? Si okay, dice da noi. Okay. Quindi se tu non vai in una squadra, il brodo di cultura condiziona tutto quello che ti succede intorno. Ma certo, cioè poi anche nella crescita, anche nella velocità vera e propria, cioè quindi io sono sicuro anche quello di talento, anche quello veloce, nella squadra dove ci sono delle persone che continuano a dargli del cibo da mangiare, lui continua a migliorare, ok? Quindi dice, e quindi diventa sempre più forte. Invece dove hai una squadra dove non c'è, dove il cibo è quello lì e tutti i giorni ti tocca di mangiare la stessa minestra, dici, vabbè, ma io quando è che imparo? Chiaro. Infatti ti voglio raccontare questo episodio perché è molto interessante secondo me. Cioè, secondo me anche la Formula 1 ha vissuto un momento proprio di cambiamento, grosso cambiamento in quegli anni. In quegli anni sono cominciati a comparire i collaudatori, tra virgolette, no? Cioè quelli che facevano il lavoro a casa, quindi che provavano molto, che stavano molto insieme alla squadra di sviluppo. E per esempio è un caso di questi, è Damon Hill, che è sicuramente simpatico, è Damon? A me? Sì. A me sì, no, io sì, io trovo che no, sia... No, io ho avuto la sensazione contrario. No, assolutamente, anzi io trovo che sia stato il coronamento di un pilota che non era forse così talentuoso, ma grazie al fatto che era cresciuto in una squadra che gli dava del cibo da mangiare molto buono, è riuscito a vincere un campionato del mondo. E io lo trovo una cosa straordinaria. Cioè lui con tutti i piloti che si è confrontato con Prost, con Senna, così, non erano pilotini, cioè erano piloti veri, si acchiappava con la stessa macchina dai 5-6 decimi alle volte, o anche, cioè, però poi alla fine è riuscito a vincere, perché la squadra gli ha dato veramente tanto supporto, l'ha fatto crescere, l'ha fatto diventare un campione.
Stessa cosa è successa secondo me ad Häkkinen, che era il collaudatore della McLaren, e quando l'hanno messo in squadra, che mi ricordo Andretti non andava molto bene, quindi fu messo un po' da parte, lui lo fecero correre a Estoril, e a Estoril andava veramente forte. Cioè, ripeto, questo è una cosa. Io di Häkkinen mi ricordo il debutto in Italia con la Ralti in Formula 3, fece la pole position, tre partenze per tre incidenti, tre volte primo, alla prima curva, anzi alla Tosa, e poi vinse la gara. Quindi cos'era? No, ma lo mostrò subito, eh. No, ma per l'amor di Dio, cioè, talento lo era, no, sicuramente, certo, capace, certo, lo, no, era sicuramente. Però nel confronto rispetto a Damon sul talento, sì, era solo, no, per fare, no, quella differenza. Sì, no, ma sul talento non si discute, però per esempio lui era anche in squadra con Johnny Herbert, che anche lui un pilota velocissimo, secondo me molto capace, molto intelligente, tecnicamente anche molto capace, alle volte gli è stato dietro, qualche volta gli è stato dietro alla grande, però poi è andato alla McLaren, ha cominciato a imparare che cosa voleva dire avere a che fare con le cose buone e le cose meno buone, e lì si è formato, cioè ha avuto la possibilità di costruirsi, no? E quindi ancora di più importante. Torniamo a Eurobrun. Allora, Eurobrun, la scelta di Eurobrun era stata obbligata, nel senso che, anzi, devo dire che Pavanello lì e anche Brun sono stati veramente molto, molto carini lì, perché hanno fatto una macchina sostanzialmente in più per me, perché in realtà loro volevano fare una macchina solo per la Rauri, e poi così, insomma, io mi ero fatto avanti, ci eravamo parlati, e loro hanno deciso di fare anche la seconda macchina, ma è stato un impegno molto, molto importante per loro, quindi io sono molto riconoscente, anche se la macchina non andava fortissimo, però abbiamo rischiato di fare veramente delle belle gare. Hai avuto come migliore un 11° posto, concludendo in Ungheria, però c'erano poi stati ritiri dove eri andato molto bene, sì, poi c'erano, Canada, stati problemi in macchina. In Canada ero quinto o sesto, mi ricordo, e si bloccò il cambio a 10 giri dalla fine, insomma, cioè, no, abbiamo fatto delle gare dove andavamo bene. Poi in quel periodo devo dirti che, in tutta onestà, le macchine erano molto fragili, cioè c'era un'evoluzione di tanti particolari, ma rendevano le macchine anche molto fragili, insomma, quindi, perché bisognava adeguare tutto quanto, quindi. Però l'Eurobrun è stata una scelta, allora le opzioni erano due: o ritornavo a fare un anno di Formula 3000 con la Onix, cosa che mi sarei rifiutato, proprio era un passo indietro, ma certo, non poteva, anche perché il rischio era facile, avrei perso, non avrei vinto, quindi per quale motivo avrei dovuto fare una cosa del genere? L'altra era andare con l'Eurobrun, visto che la Benetton, con la quale avevo fatto anche un test a Imola, avevano scelto Johnny Herbert, quindi ero in discussione con loro, cioè in discussione, ero comunque in trattative con loro, ma deciso di prendere Johnny Herbert. Quindi lì era andata male, quindi l'unica scelta, l'unica opportunità era quella, non avevo altre possibilità. Il tuo nome è stato accostato anche a Ferrari, però poi in realtà qual è la storia legata a Maranello? Perché poi un pilota che nasce praticamente alle porte è curioso che non abbia contatti diretti, in realtà che è successo? No, in realtà non è mai successo niente, cioè, nel senso che io non ho mai avuto nessuna proposta dalla Ferrari, mai. E, voglio dire, con Ferrari, con Enzo Ferrari ci ho parlato, non voglio dire molto spesso, ma varie volte, non so, forse 5-6, se non mi ricordo con l'esattezza. Lui mi invitava nel suo ufficio a fare così. Prima, la prima volta, per conoscermi, perché ha visto che andavo bene in Formula 3, poi mi invitò quando vinsi il campionato Europa, poi forse a metà anno del Formula 3000, poi alla fine del Formula 3000, poi andai lì
con Mike Earl, perché Mike Earl mi aveva chiesto gentilmente se glielo facevo conoscere, c'era un progetto di fare la Onyx di Formula 1, quindi poteva essere un'idea, magari, non so, comprare il motore. Cioè, comunque mi ricordo che andai forse 4-5 volte, ma onestamente non ho mai ricevuto un'offerta dal suo entourage, quindi in quel periodo mi ricordo c'era Marco Piccinini, con il quale tra l'altro insomma, ci conoscevamo, insomma, ogni tanto ci vedevamo, però non ho mai ricevuto nessuna offerta da loro, e desiderio, almeno questo è quello che mi diceva lui, poi non so se fosse vero o no, forse lo faceva per compiacermi, era quello di Enzo Ferrari, era quello di poter vedere una delle sue macchine cresciute a Modena guidare da un pilota modenese con nome Modena. Vedi, più. Ma non si è mai verificato, e non si è mai verificato, quindi non, sì, onestamente non ho mai avuto nessun contatto con loro. Ecco, però ti richiama Bernie Ecclestone, e torniamo a Bernie, perché torni alla Brabham dopo un anno di Eurobrun e lì fai due stagioni. Sì, mi richiama Bernie, ma lì sì, tutta la squadra credo che mi volesse con loro, perché erano rimasti molto impressionati dalla prima gara in Australia, erano rimasti veramente... Almeno questo è quello che mi dicevano loro, poi parlando così, cioè Sergio Rinland era rimasto molto contento di come avevo gestito, ovviamente fino al momento del ritiro, la gara, anche le prove, anche le cose che erano state fatte per migliorare, così. Herbie. Non c'è più il motore turbo BMW, c'è un JAD molto più gestibile, 3,5 litri, e quindi c'è anche l'opportunità, soprattutto nel secondo anno, di conquistare il tuo primo podio, quindi un terzo posto a Monte Carlo, quello te lo ricorderai. Sì, me lo ricordo, sì, beh, certo, voglio dire, è una esperienza importante, un bel traguardo, anche se onestamente devo dire praticamente non ho fatto niente, ho aspettato che si fermassero quelli davanti, quindi non è che ho fatto una grande gara, diciamo, dove ho messo in mostra le mie qualità. Partivo ottavo, non mi ricordo, forse partivo ottavo, ho aspettato che si rompesse questo, poi si è rotto, guarda, sono settimo, sesto, quinto, ma davanti un incidente, due macchine ferme, cavolo, ma sono quarto, aspetta un attimo, dici, sono terzo, cioè, fantastico, non ho fatto niente, cioè, anzi, ho guidato al risparmio, perché sapendo che Monte Carlo era una gara che normalmente a quell'epoca finiva così, no, finivano 3 macchine, 5 macchine, 10 macchine, senti, io mi metto qui, visto che parto ottavo, perché avevo toccato un guardrail durante le qualifiche, e quindi avevo fatto solo la prima parte di qualifiche, non avevo neanche montato le gomme da qualifica, ero rimasto a piedi sostanzialmente, quindi feci l'ottavo tempo con i primi cinque giri che avevo fatto, e quindi niente, mi misi lì e aspettai che arrivasse la fine, per l'amor di Dio, cioè, la gente sei un mi ricorda antieroe, per... Stefano, perché uno che racconta il primo podio in Formula 1 dicendo ero lì che aspettavo, è veramente anticonformista a tutti gli effetti, come tu bene o male sei sempre stato, no? Ma è così, cioè, ma pure in Canada l'anno dopo, quando con la Tyrrell sono arrivato secondo, cioè, se vai a vedere le gare, se vai a vedere la gara, è stato esattamente così, cioè, ecco, l'anno dopo con la Tyrrell a Monte Carlo, quando ho fatto il secondo posto in qualifica, lì me l'ero meritato, lì, esatto, sì. Lì, e anche la gara, ero secondo, e lì veramente mi piaceva, era emozionante, era veramente uno stimolo fortissimo, era veramente piacevole. Ecco, dillo, perché sembra che basti essere dei buoni intestinari.
per andare sul podio della Formula 1, non è così. Franco, scusami, no, ma vai a vedere le gare. Tu sei uno molto obiettivo, vai a vedere le gare. Vai a vedere le gare storiche. Scusami, cioè uno se lo deve meritare di arrivare terzo, primo. Secondo eri in prima fila, quindi avevi già fatto il grosso del lavoro con una grande qualifica. No, ma lì veramente andavamo forte, andavamo bene, la macchina era competitiva, il motore Honda lì andava forte. Io a Monte Carlo mi sono sempre trovato molto bene, quindi lì meritavamo di essere in prima fila, secondi, meritavamo anche probabilmente di arrivare secondi, poi si è rotto il motore, ma quello vuol dire è un'altra cosa. Però anche durante la gara sei arrivato secondo in Canada, hai fatto quarto al debutto, sesto in Giappone. Anche lì avevamo una strategia, capisci? Cioè avevamo sapevamo che per esempio la McLaren aveva dei problemi col cambio, avevamo visto le gare precedenti che nelle gare dove c'era molto il cambio marcia loro avevano dei problemi, quindi sapevamo che se tenevamo Ayrton sotto pressione, cosa che non era molto facile perché andava veramente, io mi ricordo sempre i primi 10 giri di quella gara dove eravamo veramente attaccati, poco distanti. Io dentro di me dicevo, ma questo quando è che rallenta? Cioè, perché già il terzo, che era Patrese, gli avevamo dato 5-6 secondi, cioè l'avevamo persi proprio gli altri. Cioè, io dicevo, ma questo quando è che rallenta? Cioè, ma prima o poi vorrà rallentare? Perché, voglio dire, tanto superare qui, basta che tenga due ruote sul centro, non lo supera nessuno. Quindi dove deve andare, no? Però lui spingeva e io spingevo anch'io, cioè non volevo mollare la presa, no? E questa è una cosa divertente che lui mi disse, anzi disse a Gugelmin, che poi corse con me, dice, lì Stefano veramente mi mise in difficoltà, perché spingevo come un pazzo nei primi giri e non riuscivo a staccarlo. E detto dal re di Monte Carlo è un gran bel riconoscimento. Sì, vabbè, riconoscimento, ma voglio dire, eravamo abituati, perché in kart era così, cioè io quando l'ho incontrato in kart non mollavamo nessuno dei due, c'era una battaglia continua, mi ricordo una gara a Jesolo, ci siamo superati 5-6 volte da una curva all'altra, cioè delle cose pazzesche, no? Sì, ma non era più Jesolo, era Monte Carlo, Gran Premio di Formula 1. Monte Carlo, che vuoi che sia, dai, guarda che il go-kart è molto più interessante della Formula 1, anzi... Direi che sicuramente la mia passione, l'unica passione che ho avuto. Formula 1, sì, vabbè, ma insomma, adesso voi giornalisti date così importanza alla Formula 1, ma in realtà le gare di kart sono spettacolari. Almeno quando correvo io erano spettacolari. Tu la guardi la Formula 1 adesso? Ma qualche volta sì, devo dire, qualche volta mi capita di guardarla. Sì, non sempre, però. Ogni tanto, adesso mi sono preparato perché sapevo che mi avresti fatto l'intervista, quindi mi sono preparato con gli spostamenti dei piloti, altrimenti avrei fatto una brutta figura. No. Nel caso tu me l'avessi domandato... A me interessava la storia di Stefano Modena. Sì, però siccome è ormai un'ora che chiacchieriamo, io adesso sai cosa faccio? Ti saluto e ti do appuntamento alla seconda puntata, perché noi siamo arrivati praticamente, che siamo a metà della tua carriera, sei... all'anno della Tyrrell, non l'abbiamo neanche raccontato tutto, quindi lo dobbiamo riprendere, e ci diamo appuntamento perché c'è tutta la fase finale della Formula 1, poi c'è tutta una storia con le macchine turismo, che è un'altra vita, un altro modo di correre, però anche quello merita di essere raccontato, perché anche lì sono arrivate belle vittorie, di solito dove arrivavi e mettevi il naso vincevi subito, dando giusto così il bigliettino da visita per dimostrare chi eri. Sì, devo dire che anche le gare turismo è veramente una storia molto interessante. Con piacere te la racconto, perché il mondo delle corse è molto particolare, non è così come forse gli appassionati la vivono da fuori. Chiudo io, Stefano, perché il signor Stefano Modena, con Gabriele Seresina, di cui lungamente parleremo nella prossima puntata, si mandava a quel paese, ma
si davano del lei, cioè incredibile, erano certo. Delle scene dentro il box che erano incredibili. Ciao sì, Stefano, sì, grazie. Alla grazie prossima. A te, ciao. Amici di Motorsport, allora, commentate qui sotto il racconto di Stefano, che è stato fantastico. Non vedo l'ora di continuare la chiacchierata e fare la seconda puntata. Iscrivetevi al canale, così avrete tutte le indicazioni dei prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao Stefano.